Un piccolo virus continua a causare ferite profonde e smaschera le nostre vulnerabilità fisiche, sociali e spirituali. Ha messo a nudo alla gente disuguaglianza che regna nel mondo. Adesso torniamo alla normalità. No, questo non va, perché questa normalità è la malata di ingiustizie, disuguaglianze. E certo non possiamo aspettarci che il modello economico che è alla base di uno sviluppo iniquo e insostenibile risolva i nostri problemi. Non l'ha fatto e non lo farà, perché non può farlo. Neppure i mezzi più sofisticati potranno fare una cosa, la tenerezza. E la tenerezza è il segnale proprio della presenza di Gesù. Per uscire dalla pandemia dobbiamo trovare la cura non solamente per il coronavirus, che è importante, ma anche per i grandi virus umani e socio-economici. Dobbiamo andare avanti con tenerezza. Una società solidale ed equa è una società più sana, una società dove si rispetta la diversità è molto più resistente a qualsiasi tipo di virus.